buongiorno, buon venerdì e ben ritrovate all'aria che tira. Insomma, ieri è stato un giorno di battaglie navali e di battaglie politiche. Una pantomima in battaglia navale l'abbiamo vista al largo dell'isola di Jersey, del canale della Manica, dove le navi da guerra francesi hanno scortato i loro pescherecci in protesta contro i nuovi divieti della Brexit. Insomma, senza voler scomodare i classici del liberismo, ma vi ricordate, dove non passano le merci prima, ora passano gli eserciti? Beh, però non è un bel segnale, per niente. Molto meno pantomima invece la battaglia navale al largo della Libia, con la Guardia Costiera Libica che ha sparato contro un nostro peschereccio, un peschereccio italiano. Un film già visto, un incidente annunciato dove per poco non c'è scappato il morto. Di questo parleremo con il ministro degli esteri Luigi Di Maio, che sta seguendo da vicino la vicenda e che fra poco verrà in questo studio con noi. Con lui parleremo anche di tutte le grandi guerre politiche. Prima di tutto quella dentro i 5 Stelle, col futuro capo Giuseppe Conte che si scaglia con molta durezza contro il figlio del fondatore Davide Casaleggio. Ma c'è anche una guerra tutta politica dentro il governo. Salvini vuole promuovere un referendum sulla giustizia con i radicali. E beh, è una vera e propria bomba questa sotto la sedia di Mario Draghi. Infatti, dal 93 ad oggi, per chi non se lo ricordasse, i 1000 dibattiti sulla giustizia hanno portato quasi solo a crisi di governo. Insomma, dove mi giro, vedo solo campi di battaglia. E io, ingenua, avevo capito che l'unica guerra da combattere è quella contro il Covid. Sigla, va?